Ok, vediamo quest'altro costrutto. Abbiamo solo più due, diciamo così, costrutti principali, così concludiamo, diciamo, la grammatica dei diagrammi delle classi. In questo caso ci chiediamo come fare a modellare delle informazioni associate ad una relazione. Vediamo magari con il nostro esempio con cui abbiamo maggiore familiarità. Nella reazione crea, la data di creazione del tweet è correttamente memorizzata all'interno del tweet stesso. Lo possiamo fare perché se è una relazione uno a molti, quel tweet avrà viene creato una volta sola, perché la relazione è al vincolo 1, e quindi posso indicare anche dentro il tweet una data di creazione. Che è un tweet, quando è stato retweetato. Finora abbiamo glissato su questo, no? Mi ha detto, vabbè, io so chi ha retweetato, che cosa, ma non ti so dire quando. Allora, dimentichiamo un attimo i super retweet, quello che abbiamo fatto prima. Pensiamo al retweet normale, quindi lo posso fare una volta sola, ma quando lo faccio mi farebbe piacere, guardate, tre ore di fila minano anche la mia capacità di grammaticale, mi farebbe piacere ricordarmi quando l'ho fatto. Mi farebbe piacere ricordare delle informazioni associate all'occorrenza dell'associazione. Cioè, quando quell'utente fa quel tweet, vorrei annotarmi delle informazioncine in più. Uso il diminutivo e poi vi spiego perché. Allora, se voglio ricordarmi la data di un retweet, non posso metterlo nello user, perché di retweet ne fa tanti. Non posso metterlo nel tweet, perché viene retweetato tante volte da tanti utenti diversi, potenzialmente. E dove lo metto? Dovrei metterlo sulla relazione. Allora, è possibile farlo, è possibile specificarlo. Sulla relazione cosa vuol dire? Pensiamo al modello concreto. Significa che nel nostro caso del retweet io aggiungo un'informazione che è la data in cui è stato fatto. Quindi questo retweet è stato fatto 2016-10-06 alle 17:40. Invento. Quindi è un'informazione in più, che però vedete che qui siamo nella tabella retweet, non è la classe user né la classe tweet, è una tabella in più che abbiamo aggiunto per poter rappresentare la relazione molti a molti. Oppure nell'altra visione con tabella doppia entrata, io potrei pensare che anziché un valore semplice, sì, presente o non presente, presente o assente, 0, 1, x o niente x, lì dentro faccio uno sforzo di fantasia e ci vedo dei valori, ad esempio la data, ad esempio altre informazioni. Altre informazioni che sono in aggiunta, di supporto all'associazione. La cosa importante è se c'è o se non c'è. Questo viene vincolato dalle cardinalità e il modello lo garantisce. Garantisce che debba essere così. Poi, quando c'è, già che c'è, posso salire sopra e aggiungere delle cose. Allora, questo lo posso fare, se mi interessa farlo, attraverso quel costrutto che si chiama classe di associazione, association class, che è una mezza classe legata a un'associazione. Cioè, un'associazione è un tipo di associazione, una relazione tra, non so, consulente e azienda, che si porta dietro una classe, quasi classe, non è proprio una classe, non è indipendente come le altre, un contenitore di informazioni. Perché vedo che non è una classe? Ma perché la grafica mi dice che questa classe è dipendente da questa associazione. Ma se poi guardate il nome della classe, in realtà non ha un nome suo. Il nome che ha questa classe è il nome dell'associazione, della relazione. Quindi non è un'altra classe che ha degli attributi, ma è la relazione stessa che ha degli attributi, che poi graficamente, non potendoli scrivere dentro l'associazione, perché poverina, una riga larga un pixel, non ci sta niente dentro, facciamo una linea tratteggiata e lo scriviamo a parte, no? In un rettangolo.
rettangolo senza nome oppure col nome identico a quello della relazione. Allora, questo cosa significa? Significa che in questo caso l'attributo fee, no? Che è, diciamo così, il costo, no? la parcella di questo consulente, è una parcella relativa al fatto che quel consulente sta lavorando per quell'azienda. Allora, nel momento in cui quel consulente lavora per questa azienda, su questa relazione lavora, posso annotarla, posso aggiungerla, posso arricchirla con l'informazione sul fee, sulla tariffa che sta applicando. Quindi non cambia la natura, la molteplicità, l'esistenza della situazione. Quando c'è però posso annotare delle informazioni in più. Come lo disegno? Beh, nel caso del retweet, l'informazione in più che vorremmo poter aggiungere è quella della data, ad esempio. Lo possiamo fare usando questa icona, che come dice il nome ovviamente si chiama Association Class, al posto della normale Association. Ah, già che abbiamo il tool aperto, dentro l'Association ci sono anche l'aggregazione che abbiamo visto prima. Più altri tipi che ci interessano di meno. Allora, vuol dire che la relazione retweet, anziché crearla come un'association normale, adesso la cancello, la devo creare come associazione con classe. Quindi non uso la linea normale, ma uso questa. La disegno come una normale associazione, perché è un'associazione. Gli do il nome, si chiamava retweet, e graficamente lui mi appende all'associazione, alla linea, diciamo così, che rappresenta l'associazione, anche questa sorta di pseudoclasse, di mini classe, all'interno della quale posso indicare la data. Adesso qui ho il super tweet che rompe le scatole dal punto di vista grafico, e via. Eccoci. E questa è una relazione come tutte le altre, esattamente la stessa di prima, quindi in realtà devo anche dire che ha una molteplicità 0 infinito da un lato, un utente può twittare quanti tweet vuole e un tweet può essere twittato da un numero arbitrariamente variabile di utenti. Okay. Quindi questo è un modo per indicare che qualora un utente retweet un tweet, allora in quell'operazione di retweet posso aggiungere altre informazioni. Lo studente si iscrive al corso, in che data si è iscritto? Lo studente supera un corso, con che voto? Il voto non è una proprietà né del corso né dello studente, ma del fatto che lo studente l'abbia superato. Quindi vive nella relazione. E anche la data in cui l'ha superato. È una proprietà del fatto che l'ha superato. È una proprietà dell'azione che l'ha superato, della relazione tra studente e corso, della relazione superata. Quindi la relazione non è solamente qui, ci spostiamo un po' dall'insiemistica matematica, una relazione è un sottoinsieme del prodotto cartesiano, perché in questo sottoinsieme andiamo poi ad aggiungere informazione ai singoli puntini che fanno parte del sottoinsieme, no? Ce lo possiamo fare. Questo vuol dire, dicevamo, che dal punto di vista della rappresentazione dei dati, noi abbiamo queste due colonne che sono quelle che identificano la relazione. Dicono qual è il retweet. E poi una volta che l'ho identificato, quindi una volta che ho capito qual è la riga, e lo identificano nel senso che non è mai possibile avere lo stesso utente che retweeta lo stesso tweet, quindi la copia di quelle due informazioni è univoca, allora, già che ho identificato la riga, posso permettermi di salvare altre informazioni associate in aggiunta. Poi non mai più. In realtà ci sono due modi leggermente diversi di rappresentare cose simili, molto simili. No? Proviamo un po' a chiederci, ma che differenza c'è
tra questi due modelli. Allora, io consulente lavora per azienda e nella relazione, una relazione molti a molti, perché se un consulente può lavorare per aziende diverse, un'azienda può avere molti consulenti. Ogni consulente nel momento in cui lavora per quell'azienda specifica ha una tariffa. Qui stiamo dando per scontato che la tariffa vari da azienda a azienda. Il consulente non ha la tariffa fissa che applica a tutti, ma ogni volta può applicare una tariffa diversa. Metà di sopra. La metà di sotto che cosa dice? Beh, la metà di sotto io la leggo così. Un'azienda, un consulente. Il consulente può stipulare molti contratti. Lo leggo da sinistra a destra. Un consulente può stipulare molti contratti. Ogni contratto ovviamente identifica qual è la tariffa a cui lavora e ogni contratto è relativo esattamente a un'azienda. Se lo leggo da destra verso sinistra dico che un'azienda può stipulare molti contratti a tariffe diverse, ogni contratto ovviamente è relativo a un singolo consulente che va a lavorare presso l'azienda. Quindi in entrambi i casi, tra consulente e azienda, c'è una relazione molti a molti. Nel primo caso è una relazione diretta molti a molti, nel secondo è una relazione indiretta, mediata, diciamo così, attraverso una classe contratto, che chiamerei classe intermedia in questo caso. Non è un nome ufficiale, però, per capirci. Ma in entrambi i casi un consulente può lavorare per molte aziende e l'azienda può avere molti consulenti. Quindi da questo punto di vista è uguale. Poi, ogni volta che c'è un contratto tra un'azienda e un consulente, viene definita una tariffa specifica per quella coppia azienda-consulente. Nel primo caso questa tariffa viene specificata nell'associazione, nel secondo caso viene specificata all'interno di un'entità che si chiama contratto. Quindi anche qua è uguale. Cioè il tipo di informazioni che stiamo descrivendo nel disegno di sopra e nel disegno di sotto finora sembrano abbastanza equivalenti. E in buona parte, in molti casi lo sono, li possiamo trattare come quasi equivalenti questi casi. Dove lo vedo l'equivalenza? Beh, innanzitutto per esserci equivalenza deve esserci coerenza di molteplicità. Allora, una association class può essere equivalente, quasi equivalente, perché poi vedremo che ci sono un paio di differenze, quasi equivalente a una classe intermedia quando la classe intermedia abbia sempre molteplicità pari a 1, questi qua disegnati in verde, sui dati esterni. Deve esserci uno. Perché sennò, se non ci fosse un 1, anziché una classe intermedia, diventerebbe essa stessa una classe più importante. Che vorrebbe dire qualche cosa anche indipendentemente dal fatto che esiste il consulente, esiste la compagnia e siano collegati. E poi, che la molteplicità, vista dalla compagnia, se company guarda dall'altra parte, sopra qua vede un molti, molti consulenti. Sotto, se da company guardo verso sinistra, vedo un molti, beh, molti contratti, ciascuno dei quali è un consulente solo. Però è uguale la molteplicità. Quindi l'importante è che la cardinalità, il vincolo di cardinalità visto da company nel primo modello sia uguale a quello visto nel secondo modello. E idem guardando da consulente verso company, qui vedo molti, sotto da consulente verso company vedo molti. Nel primo caso vedo molte aziende, nel secondo caso vedo molti contratti fatti ciascuno con un'azienda. L'ho detto in modo diverso, ma la sostanza è la stessa. Per renderlo più simile, io potrei, anziché scrivere work for da sopra, potrei scrivere contract. Consulente ha un contratto con un'azienda. Ah, vuol dire la stessa cosa. È più comodo modellare un altro. Ci sono però almeno due differenze invece di sostanza. Alcune sono di comodità. Preferisci farlo così, preferisci farlo così. In molti contesti sono equivalenti. Invece le differenze di sostanza sono due. Una l'abbiamo già vista, quello di sopra è più come retweet e quello di sotto è più come super retweet. Ciò che non posso fare
col modello di sopra e non posso rappresentare il fatto che un consulente possa avere più contratti con la stessa azienda. Il consulente può avere più contratti con aziende diverse. In ciascuno di questi contratti può avere una tariffa diversa. Ma non è possibile, cioè il disegno di sopra mi impedisce di creare due volte un collegamento tra lo stesso consulente e la stessa azienda. È impossibile. Se lo facessi come tabelle mi darebbe una violazione sulle chiavi primarie, sul database. Quel modello specifica che è impossibile. Allora, nel caso in cui io voglia permettere al mio sistema informativo di gestire dei casi in cui lo stesso consulente possa lavorare per la stessa azienda con più contratti diversi e magari anche con tariffe diverse, allora necessariamente, obbligatoriamente, devo usare la rappresentazione di sotto con la classe intermedia. Se invece voglio vincolare questo contratto a essere una volta sola, no, perché poi ci sono tutte le regole sindacali per cui se tu hai più di un contratto con la stessa azienda poi potresti chiedere di essere assunto perché non è più una prestazione occasionale, eccetera. Allora voglio vietare che succeda, e allora uso la rappresentazione di sopra. Dipende se io voglio permettere o vietare che lo stesso, in questo caso consulente, abbia più contratti con la stessa, in questo caso azienda. Questa è una differenza di sostanza. Il modello di mondo che faccio è diverso in un caso o nell'altro. In un caso alcune cose sono permesse, in un altro sono vietate. Non c'è giusto o sbagliato, eh? Non ho mai usato questi termini. Sono entrambi modelli giusti dal punto di vista della grammatica grafica dell'UML, sono corretti. Dipende quale dei due sta rappresentando meglio la realtà che vogliamo descrivere, la realtà su cui il nostro sistema informativo dovrà lavorare. La realtà è complicata, noi abbiamo un linguaggio semplice per riuscire a cercare di modellarla, di descriverla nel modo più fedele possibile, in modo che quel povero pezzo di ferro che è il sistema informativo riesca a gestirlo. Questa era la prima differenza di sostanza tra classe associazione e classe intermedia. La seconda differenza di sostanza è che la classe contract è una classe, fatta e finita, vera, completa. E quindi in quanto classe ha una sua identità, e quindi in quanto classe può partecipare ad altre relazioni. Se io volessi sapere chi l'ha firmato il contratto, e quindi ho la classe manager o la classe impiegato che ha firmato il contratto, io avrei bisogno di indicare una relazione firma tra il manager e il contratto. Questo lo posso fare con la classe contract perché è una classe e ha tutti i diritti di partecipare a delle relazioni. Quest'altra non è una relazione, non è una classe, è essa stessa una relazione. E non ha senso definire una relazione su una relazione. Non ha senso. In UML non si riesce a fare. Perché la relazione di per sé non ha la sua identità, ma ce l'hanno solamente le classi che vi appartengono. Quindi, in sintesi, noi siamo obbligati, oppure diciamo così, decidiamo di usare una classe intermedia come sotto, quando si verifica una di queste due condizioni. Condizione 1, la stessa coppia, consulente azienda, ma la stessa coppia di elementi, voglio che sia possibile ripeterla, deve essere ripetuta, deve poter essere ripetuta, condizione 1. Condizione 2, la classe intermedia deve rappresentare, o mi serve, è necessario che partecipi ad altre associazioni con altre classi. Allora mi serve una classe vera. Quando nessuna di queste due condizioni è verificata, posso continuare a usare questa, semplicemente non uso tutta la sua potenza, oppure uso la versione semplificata, che è quella di sopra, la classe di associazione. Nel nostro caso del retweet non mi sembra il caso di avere una classe intermedia. Anzi, il fatto di non avere una classe intermedia come potrebbe essere quella del super, mi permette di impedire allo stesso utente di fare troppo spamming retweetando tante volte lo stesso tweet. Una volta che l'hai fatto, fine. L'hai fatto in quella data, è finito. Si è giocato l'unica opportunità che avevi di
di retweetare quel tweet. Quindi ha un suo senso anche la classe di associazione in alcuni casi. Okay. Poi c'è un altro costrutto ancora, che è l'ultimo che vi presento. Beh, qui spiega quello che abbiamo detto a parole. Che è un costrutto di generalizzazione o specializzazione, a seconda del lato da cui lo guardiamo. Possono esistere classi che sono versioni più generali di altre classi, o viceversa, classi che sono versioni più specifiche, più dettagliate, più customizzate di altre classi, ma ci interessa magari riuscire a rappresentarle entrambe. Ad esempio, fino a prova contraria, studenti e professori sono entrambi persone, tipi di persone. E quindi, in quanto persone, abbiamo tutti una serie di attributi comuni: nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, data di nascita, eccetera, eccetera. Ma poi, se tu sei uno studente, hai delle altre informazioni in più. C'è la matricola, c'è il corso di laurea a cui sei iscritto, eccetera, eccetera. E partecipi a certe relazioni. Hai informazioni sui corsi a cui sei iscritto, hai informazioni sui corsi che hai già superato, queste sono tutte relazioni, no? Con altre classi, con la classe corsi, eccetera. Se tu sei invece professore hai altre informazioni, che ne so, il dipartimento a cui afferisci, qual è il tuo numero di telefono, qual è il tuo ufficio, quali sono i corsi che insegni, sono altri. Allora, se noi vogliamo rappresentare questo, noi dovremmo avere una classe studente che ha metà degli attributi uguali alla classe professore, e poi la seconda metà sono diversi. Allora, come sempre, un informatico quando vede una cosa duplicata sente puzza di bruciato, dice questo non mi piace. Cerchiamo di portare a fattor comune qual è la parte essenzialmente comune, che deve essere identica. Un conto è che per caso siano identici, un altro conto è che ha senso che siano identici, devono essere identici, perché sono la parte di attributi che descrive lo studente in quanto persona o il professore in quanto persona. Poi fuori dal poli dice che nessuno dei due lo sia. E questo lo si può rappresentare con questa notazione. Dal punto di vista insiemistico stiamo definendo un sottoinsieme. Diciamo che una classe persona contiene nome, cognome e codice fiscale. E questa persona a sua volta si può specializzare indipendente del Politecnico, che magari ha uno stipendio, oppure si può specializzare in uno studente che magari ha un numero di matricola. Quindi un esempio semplice in cui sono differenziato un attributo. Cosa vuol dire questa notazione? Questa notazione vuol dire che non abbiamo istanze di persone, lo dico diversamente, io sarei un'istanza di impiegato, ovviamente, ma anche di persona. Non c'è un'istanza di me stesso che sia istanza della classe. Impiego istanza della classe persona. Tutti gli impiegati sono anche persone. Vediamo due sotto insieme, uno dentro all'altro. Quindi quando io prendo un'istanza di impiegato, quello automaticamente è anche una persona. Quindi tutto ciò che può fare una persona la può anche fare un impiegato. Poi ci sono alcune cose che può fare solo un impiegato che una persona non può fare. Una persona generica non può fare. Può avere, cioè non può avere quell'attributo, non può partecipare a una certa relazione. Quindi in un diagramma io avrò, voi immaginatevi, i puntini che sono gli elementi, tutti dentro la classe impiegato, tutti dentro la classe studente. Ma ciascuno di questi ha una sua versione ombra, una sua versione superiore, anche dentro la classe persona.
Quindi se io mi chiedo chi sono gli elementi della classe persona, sono tutti gli impiegati e tutti gli studenti. È il classico diagramma di Venn, cioè un insieme persona grande con dentro due sottoinsiemi, impiegato e studente. E poiché l'impiegato è un sottoinsieme di persona, vuol dire che qualunque cosa faccia la classe persona, qualunque attributo abbia, qualunque relazione, in qualunque relazione partecipi, qualunque vincolo di cardinalità abbia, ci sia sulla classe persona, è anche automaticamente sottinteso che sia applicato anche all'impiegato e anche studente. Perché gli impiegati sono persone e gli studenti sono persone. L'identità è la stessa, il verbo essere. L'impiegato è una persona. Quindi vuol dire che la sua identità coincide. Non è in relazione con, è proprio. Quindi quella freccia lì non è un'associazione, non mette in relazione due, un puntino di qua e un puntino di là, no. Spiega meglio come è fatto un puntino. Quindi posso avere con questa gerarchia, posso avere delle relazioni, immaginiamo una relazione che va su persona, vuol dire che quella relazione, che so, residente in una città, prima facciamo sempre l'esempio persona residente in città, allora se faccio persona residente in città, automaticamente è come se dicessi impiegato residente in città e anche studente residente in città. Tutto ciò che faccio sopra capita anche sotto, in tutte le sue sottoclassi, in tutte le sue specializzazioni. Viceversa, se ho una relazione, adesso studente supera esame, la attesterò questa relazione sulla classe studente, non sulla classe persona, e vale solo per le istanze della classe studente. Non varrà per una persona in generale, né tantomeno per un impiegato. Poi ci sono casi particolari che la notazione però non ci permette di descrivere. Uno si può chiedere, possono esistere persone rappresentate nel sistema informativo che non siano né impiegati né studenti? Questo non lo dice. Possono essere persone che siano contemporaneamente impiegati e studenti? Questo non lo dice. O meglio, in entrambi i casi la risposta è sì, potrebbero. Che poi in questo sistema informativo la cosa sia permessa o sia vietata, nel diagramma non si vede. Quindi quel vincolo lì di completezza o di unicità non si riesce a rappresentare con questa notazione. Arriva fino a un certo punto. Dicevamo, un linguaggio che è semplificato rispetto alla realtà. Allora, nel nostro esempio, ad esempio qua ci sono delle persone, il sistema informativo rappresenta persone che non sono né impiegati né studenti. Bah, un ex studente magari. Ecco, qui parla di terminologia, semplicemente a volte si parla di classe superiore, inferiore, oppure classe padre, classe figlio. Superclasse, sottoclasse, di nuovo qua si giocano un pochino sui sinonimi perché essendo a un livello così astratto si mescola la terminologia della programmazione oggetti con quella delle tassonomie, ma alla fine con quella degli alberi, perché poi di fatto sono alberi gerarchici questi di rappresentazione. Semplicemente qui sono delle liste di sinonimi che possono essere usate per descrivere come sono strutturate queste classi. Ecco, nella nostro piccolo Twitter, a me viene voglia di ragionare in termini di generalizzazione su citazione e risposta, perché citazione e risposta li vedo proprio tanto simili, tanto comuni al tweet, giusto? Hanno lo stesso testo, hanno la stessa data. Allora qui arriva la solita puzza. Una citazione di un tweet può essere a sua volta retweetata? Beh, nella verità sì. Nel mio modello no.
perché il retweet viene fatto solamente di un tweet. Io dovrei aggiungere ancora qua il fatto che un utente può retweetare una citazione. Idem una risposta. Una risposta a un tweet è essa stessa un tweet. Allora, adesso abbiamo cercato di far finta di rappresentare che la citazione sia un tweet e una risposta sia anche un tweet per copia e incolla, no? Mettendoci dentro le stesse informazioni che ha un tweet. Però abbiamo fatto solo metà del lavoro, ci abbiamo copiato dentro gli attributi, ma non ci abbiamo copiato dentro le relazioni. Dovremmo dare a citazione anche gli attributi che ha tweet. In realtà qualcuno ce l'ha, ma l'abbiamo chiamato in modo diverso. Ditemi che differenza c'è tra user creates tweet e user cita citazione. La relazione creates, faccio vedere col mouse se non mi ha distratto, e la relazione cita sono lo stesso tipo di relazione, vogliono dire la stessa cosa, no? Chi ha fatto? Chi è il proprietario di quel tweet o di quella citazione che a sua volta è un tweet? Giusto? Allora, ho fatto due cose che non mi piacciono. La prima è che ho chiamato con due nomi diversi la stessa cosa concettualmente. Vuol dire andare a cercare guai. Due, che alcune caratteristiche del tweet non le ho riportate anche a livello di citazione e risposta, quando invece dovrei averle. Allora, lo strumento della generalizzazione qua mi aiuta tantissimo. Perché nel momento stesso in cui ho detto ma la citazione è un tweet, è una forma di tweet, è essa stessa un tweet. Una citazione può avere, può fare tutto ciò che ha e fa un tweet. Più menziona un altro tweet. Se una citazione è un tweet come tutti gli altri, che ha una sua data, un suo creatore, un suo testo, eccetera, e in più è collegato a un altro tweet che è quello che viene menzionato. Allora, questo lo descrivo in modo molto semplice dicendo che la citazione, e uso la freccia di generalizzazione, è una forma particolare di tweet. Dimmi. No, no, ma infatti devo cancellare delle cose adesso. Okay. Cioè, dicendo che la citazione è un tweet, sto automaticamente portandomi dentro citazione tutto ciò che c'è in tweet. Quindi l'attributo testo ce l'ho già, non ho bisogno di duplicarlo. L'attributo data ce l'ho già, non ho bisogno di duplicarlo. La proprietà che un tweet può essere creato automaticamente c'era anche citazione, quindi questa relazione qua cita, se è quello che volevi dire tu, non serve più. Ma dove sono? Quindi qual è la relazione tra citazione? Per renderla tipica con citazione. C'è questa. Fammi finire l'elenco. Allora, a questo punto la citazione è un tweet, quindi per il fatto che ho disegnato questa freccia, vuol dire che citazione ha un testo, ha una data, ha un creatore, quindi partecipa a create con user, può essere retweetata tante volte, può essere piaciuta da altri utenti. Quindi si becca queste tre relazioni. In più, la citazione può menzionare anche un tweet. È chiaro che se la sottoclasse non aggiungesse nulla rispetto alla superclasse non servirebbe, allora sarebbe non una sottoclasse ma un'identità con la superclasse, allora posso buttarla via e basta. Invece in questo caso una cosa che può fare una citazione è di far riferimento, no, di indicare un tweet precedente che viene citato, cosa che un tweet normale non fa. Cioè io posso creare un tweet da zero, oppure una citazione che è come creare un tweet ma in più indicandone un altro. Quindi ciò che differenzia la citazione dal tweet è solo in questo caso questa relazione menzione. Un po'
posso citare una cosa che non sia un tweet. Se non ho un tweet da citare, non posso fare una citazione. E la stessa cosa direi che succede con risposta. Risposta è anche lei un tipo di tweet, che cita un tweet diverso. E quindi risposta essa stessa un tweet, come tale la relazione risponde non serve più perché di fatto è l'equivalente di creates, andiamo anche a vedere la cardinalità uno a molti, vuol dire la stessa cosa, chi è che ha fatto la risposta. Ovviamente una risposta può anche essere retweetata perché è un tweet, creata l'abbiamo già detto, può essere piaciuta perché è un tweet, e una risposta è sempre una risposta in relazione a un qualche tweet citato. Adesso qui queste cose stanno diventando troppo ingestibili. E testo e data sono due attributi che non devo più scrivere dentro risposta perché li eredito direttamente da tweet. Quindi il testo e risposta c'è. 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 La risposta, io qui non ho scritto un attributo text dentro la risposta, ma perché la risposta, essendo un tweet, ha un testo suo, che è diverso dal testo del tweet che viene, a cui viene data la risposta. Ok? Io ho il tweet in cui io ho detto buongiorno, posso creare un nuovo tweet che è una risposta, quindi il mio tweet 1015 o 3001, in cui dico buonanotte, perché ormai l'ora si è fatta tardi. Ecco, questa potrebbe essere una risposta al tweet. Adesso qui non ho ancora la colonna per la tabella risposta, ma sarebbe fatto uguale al tweet, con una colonna in più menziona. Chi viene menzionato? Il tweet vecchio, il tweet 1001. Quindi quando abbiamo una risposta abbiamo sempre due tweet in causa e due autori in causa. La risposta che ha una sua identità e come sua identità ha uno user, ha un testo, ha una data. In più ha una relazione con un altro tweet, il quale altro tweet avrà un suo user, una sua data, un suo testo. Se voglio posso fare ancora un passo avanti, se fino a qua siamo tutti d'accordo, che così è come prima più di prima, cioè rappresenta più fedelmente ciò che volevamo fare con meno sforzo. Quindi di sicuro non torniamo indietro. Potremmo addirittura fare un passo avanti, perché mi chiedo, ma risposta e citazione? Cos'hanno di diverso? Ecco, dal punto di vista dell'informazione che si portano dietro, molto poco, cioè niente. Dal punto di vista dell'interfaccia utente, sì, perché vengono rese in modo diverso, vengono tracciate poi nei thread in modo diverso, quindi devo mantenerle diverse. Però dal punto di vista dell'informazione hanno tutto in comune. Allora, io potrei fare addirittura il passo oltre di aggiungere un'altra classe intermedia di cui risposta e di cui citazione sono sottoclassi, e questa classe intermedia ovviamente è un tweet, e ovviamente è un tweet che però fa riferimento a un altro tweet, ne fa riferimento come risposta o ne fa riferimento come citazione. Quindi aggiungiamo una relazione refers, fa riferimento a un tweet, fa riferimento a quindi cardinalità 1, e un tweet può essere citato o risposto molte volte. E
Adesso non vorrei essere al mio posto a cercare di dare un nome a questa classe. Reference, che è un nome che non significa niente, è molto generico. Allora, questa reference è un tweet con in più la menzione di un tweet diverso. E poi quelle due sottoclasse, risposta e citazione, sono due sfumature di riferimento, di reference. Dimmi. Si potrebbe fare una relazione ricorsiva rispetto allo stesso tweet in maniera opzionale, dicendo cita. Buona domanda. Allora, la ridico per la registrazione. Lui chiede, ma invece di fare sto casino con le sottoclassi che mi ci hanno fatto venire mal di testa, no, non l'ha detto, ma lo dico io. No, non era tutto più semplice se avessimo fatto una relazione così che il tweet cita un tweet e non ci pensiamo più? Pensiamo solo alle risposte, solo alle citazioni. Cosa mi manca qua? Cosa mi manca? No, il testo poi allora va bene, ma siete pignoli voi. Mettiamo la association class ricorsiva, mica devo mica detto che è vietato. Association class ricorsiva. Ah, l'ha messa qua sotto. Sì, mettiamoci la data, adesso non stiamo a discutere sul testo. Cioè, date. Poi diciamo, vediamo se aggiungere il testo, ma. Che mi dice quando quel tweet è stato ritweetato. No, in realtà ragiona lui, c'è già nel tweet. Ma mi manca una cosa. No? Chi l'ha fatto? Lo user. Allora io qua non potrei. Ah, tu dici, era un altro tweet. Sì, si può anche fare. È vero. Non, allora, così lo potrei fare. Mi perdo il tweet originario. Nel senso che non ho più nessun modo di dire quello è il tweet di partenza, gli altri invece sono tweet ripetuti. Perché questa. Mentre qui ho delle cardinalità chiare, cioè questo è un 1, negli altri casi qui dovrei avere uno 0-1, opzionale, perché un tweet nuovo non fa riferimento a niente di vecchio. Un tweet invece che è un retweet o una risposta fa riferimento a qualcosa di vecchio. Si può anche fare così. Allora, fino a quando non scopriamo che reference o risposta o citazione hanno bisogno di una relazione con una classe diversa, allora possiamo pensare magari di usare la soluzione che propone il vostro compagno, di usare una relazione ricorsiva oppure una association class ricorsiva se ho bisogno di metterci gli attributi dentro. Ma se scoprissimo più avanti che questi hanno bisogno di una relazione con qualcun altro che tweet non ha, perché quelli di tweet li hanno già, allora saremo obbligati a fare delle classi vere qua sotto. La solita domanda, qual è giusta delle due? Tutte e due. Vogliono dire la stessa cosa, rappresentano la stessa cosa. Mettono gli stessi vincoli, in realtà quello con la sottoclasse mette qualche vincolo in più. Però non è detto che giocando sugli attributi della session class non si riescano a rappresentare. Quindi a seconda dell'illuminazione che uno ha avuto, del ragionamento che ha avuto, da che parte è arrivato, può arrivare a una soluzione finale che è anche molto diversa, ma equivalente. Equivalente dal punto di vista di che cosa? Dei dati. Poi alla fine che tu parta dalle sottoclassi, che tu parta dall'azione ricorsiva, se fai poi la progettazione ti accorgi che i dati sono gli stessi, i vincoli sui dati sono gli stessi e così.
sono rappresentazioni astratte diverse che hanno seguito, sono punti d'arrivo di ragionamenti diversi. Questo è uno dei motivi per cui io ho sempre una forte resistenza a darvi le soluzioni degli esercizi. Perché una soluzione magari a me viene in mente in un certo modo, a voi viene in mente in modo diverso, sono entrambe giuste. Oppure poi magari qualcuno è sbagliata. Non sto dicendo che qualunque soluzione voi facciate è giusta. Questo è un pochino... Però sono modi diversi... Non è un esercizio di calcolo, per cui il risultato deve venire quello. Stiamo facendo progettazione. Quindi allo stesso risultato finale, cioè un sistema informativo che faccia Twitter, posso arrivarci in modi diversi. Adesso lascio questo per coerenza, poi eventualmente magari quando lo metto sul sito faccio l'altra versione completa con la cosa ricorsiva, così potete dare un'occhiata. Devo farlo ovviamente in un modello diverso, perché altrimenti, per esempio, questa session class qua la devo buttare via. No, cioè, questa è giusta. Devo buttare via le classi sporche che non ho più usato. Tipo la classe cita forse. Ma devo fare un po' di pulizia dopo, no? Quando ve lo metto online. Allora, che cosa... Torniamo al discorso delle sottoclassi. Scusate, ancora una parentesi, agganciandomi a questo discorso. Anche il retweet, alla fine lo possiamo vedere come un tweet degenere che non ha testo. Un retweet... Non è una citazione senza testo. Quindi anche quello, nell'ottica, se vogliamo, di risparmiare, però rischierebbe di diventare tutto molto criptico. Abbiamo solamente due classi, una user, una tweet, una reazione ricorsiva su user, una reazione ricorsiva su tweet, e poi a parole ti devo spiegare che guarda che un retweet è fatto in un modo, guarda che una menzione è fatta in un altro, guarda che una risposta fatta in un altro modo ancora. Allora io preferisco avere un modello che parla un po' di più, anche se magari è un po' ridondante come la presentazione, ma lo parla in modo formale, esplicito, piuttosto che un modello magari più piccolo, ma che però non spiega, dice ma non spiega. Però sono scelte di modellazione. Giusto o sbagliato sono due criteri diversi. Sarebbe anche giusto togliere il retweet e dire che il retweet non è altro che un tweet senza testo, o meglio, una citazione senza testo. E questo lo si può indicare, ad esempio, dicendo che l'attributo testo, qui ho selezionato l'attributo text, ha una molteplicità 0,1. Allora, nel modello, a fianco di string, mette 0,1, per indicare che questa stringa può esserci o non esserci. Ho definito un attributo opzionale. Onestamente così non mi piace, perché sembra che anche un tweet abbia il testo opzionale. Quindi in realtà la cosa corretta da fare sarebbe che una citazione abbia il testo opzionale, e il tweet invece ce l'abbia obbligatorio. E quindi quella citazione che ha il testo opzionale, nel caso in cui il testo ci sia, è quella che abbiamo chiamato finora una menzione, una citazione. Nel caso in cui il testo non ci sia, diventa un retweet puro. E allora possiamo eventualmente buttare via questa relazione retweet. Di nuovo, sono modi diversi di dire la stessa cosa. Con la relazione retweet è più evidente, con la citazione è un retweet se e solo se il testo è assente. Mi sembra un po' più nascosta come specifica. Ripeto, i dati sono gli stessi che vengono rappresentati, descritti in un modo e descritti nell'altro. Ma qui il nostro scopo non è solo di rappresentare dei dati corretti, ma anche di rappresentare un modello comprensibile. Stiamo facendo un documento che va in mano ad altre persone che dovranno implementarlo. Quindi essere criptici gioca a nostro svantaggio.
come quando uno descrive un testo, la stessa cosa la puoi spiegare in modi diversi, alcuni più chiari, altri meno chiari, ma in realtà se vai alla lettera vogliono dire la stessa cosa. Ok, l'ultima cosa su questo disegno è che risposta c'è, che differenza c'è tra risposta e citazione. Sono uguali, fanno la stessa cosa. Non aggiungono nulla, nessuno dei due, a ciò che può fare reference. Allora, reference è una classe che, se parlassimo nel linguaggio di programmazione oggetti, diremmo che è una classe astratta. Cioè, lei da sola non verrà mai istanziata, ma sono solamente le sue sottoclassi che verranno oggetti. È solamente una classe intermedia che mi serve per modellare. Se volessi potrei anche dirlo, che la classe è... ce l'ho, lo scrivo io. È sempre possibile in UML aggiungere delle specificazioni ulteriori con questi, si chiamano stereotipi, con questi che vengono fuori con queste parentesine angolari, simboli di minore o maggiore, che danno un tipo diverso, una colorazione un po' diversa all'oggetto. Ma questo è un dettaglio. Risposta e citazione, dal punto di vista della rappresentazione concettuale, sono la stessa cosa. Non li fondo in una classe sola, perché dal punto di vista della visualizzazione so che le voglio trattare, rimane, la loro differenza è la loro identità. Sono un tweet di tipo risposta, sono un tweet di tipo citazione, sono un tweet normale. A seconda che io sia un tweet normale o risposta o citazione, contengo gli stessi dati. Anzi, se sono risposta o citazione, contengo anche un riferimento al tweet citato, questo refresh qua. Ops. Ma... sono un tweet normale, ma poi verrò visualizzato in modo diverso. Sono un tweet normale, vuol dire che l'utente potrà fare le stesse cose, potrà fare un retweet sia di un tweet che di una risposta che di una citazione, potrà fare un like sia di un tweet che di una risposta che di una citazione, così via. Ma la mia identità si ricorda di che classe sono e quindi il sistema informativo successivamente potrà trattarmi in modo diverso. Quindi, in questo caso, li mantengo come concetti separati, anche se i dati sono gli stessi, perché a livello del sistema informativo, come minimo di interfaccia utente, li voglio vedere come concetti separati. E quindi questa differenza la devo ricordare da qualche parte. Qual è il modo brutto di fare questa cosa? È avere la classe tipo reference con dentro un flag booleano del tipo sono in una risposta a una citazione, vero o falso. È la stessa cosa. Io ho comunque una reference che attraverso questo flag booleano che metto dentro la classe reference distingo se trattare come risposta o trattare come citazione. Tutti gli altri dati sono qua. Avendo sottoclassi rappresento la stessa informazione booleana, sei di qua o sei di là, in modo più pulito, più esplicito, più parlante. Anche lì, sarebbe giusto farlo col flag? Sì. Scusate se gioco un po' su queste cose, faccio, modifico, cambio, ma perché poi in realtà sono tutte varianti che poi ci troveremo. Seguitene una, quella che vi convince di più, quella in cui, diciamo così, si adatta di più al vostro ragionamento, portatela fino in fondo. Non cercate di forzare, ah qui adesso devo usare una generalizzazione. Se non vi viene, usate altre soluzioni. L'importante è la correttezza di ciò che state modellando. Domande? Allora, diciamo che la grammatica sui diagrammi concettuali ormai ce l'abbiamo tutta. Classi, attributi, oggetti, quindi la rappresentazione delle singole istanze, relazioni, cardinalità, classi di associazione e generalizzazioni. Io
per martedì prossimo, stai zitto, quanto odio Acrobat, e adesso per martedì prossimo vi proporrei di fare insieme in aula, facciamo due cose martedì. La prima è svolgere insieme questo esercizio, che è l'ultimo tema d'esame che c'è stato 2 settimane fa, di cui c'era una descrizione di uno scenario e il punto 1 dell'esercizio era creare il modello informativo concettuale, quindi il diagramma delle classi. Quindi in aula come esercitazione farei questo. Ve lo dico adesso così avete il modo di andare sul sito Elite, scaricarvi il testo e cominciare a pensarci. E poi nella lezione di martedì anche dedicheremo qualche minuto a vedere insieme il testo del laboratorio che ci sarà mercoledì. Martedì anche, tra lunedì e martedì vi pubblico anche sul sito la composizione delle squadre. Ok? Oggi direi che vi ho già prestato sufficiente, quindi possiamo interrompere.